in cui insistono 158 comuni ed una popolazione di oltre 1.102.000 abitanti. Per l'occasione, nel cortile schierato un reparto divito dalla fanfara e da un picchetto del 10° Battaglione Carabinieri Campania. In sala sono presenti una rappresentanza di comandanti di stazione, di militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, di delegati del Consiglio di base, intermedio e centrale di rappresentanza. Giornata di oggi è una giornata particolarissima, che quando mi vedeva qui come nome della regione si andava a commemorare a Ponte Cagnano direttamente, c'era quella bellissima e suggestiva cerimonia. E tutto questo naturalmente ci riempie di emozione e soddisfazione. Siamo orgogliosi di avervi tutti qui, io la ringrazio ancora per la sua presenza.
Il momento, dicevo, è un momento celebrativo che si inserisce poi quest'anno anche nella celebrazione del bicentenario dell'anno dei Carabinieri, e quindi assume un significato tutto particolare questo momento, come creditori dello Stato che 22 anni fa, il 12 febbraio, sono stati proditoriamente colpiti a morte da criminali, poi arrestati e condannati all'ergastolo. Due giovani carabinieri che hanno sacrificato la loro vita come tanti altri, i tanti altri eroi che hanno punteggiato questi nostri 200 anni di storia, e qui a Salerno 154, perché noi abbiamo preceduto l'Unità d'Italia, ma abbiamo conservato lungo questo percorso bisecolare, la sua eccellenza certamente avrà ora memoria della storia delle prefetture. L'Arma dei Carabinieri nasce nel 1814, disegnata un po' sulla maresciossia francese, ma soprattutto il fine era quello di tutelare sicurezza e legalità in territori che erano stati toccati da guerre europee che non finivano là, ahimè, ma occorreva ripristinare ordine e sicurezza in quei territori. Fu creato questo corpo dei Carabinieri Reali, cui per i primi mesi fu addirittura affidata la responsabilità del Ministero dell'Interno del Regno di Piemonte e Sardegna. Ma qual era l'originalità di questa nostra funzione? Quella di essere con le nostre stazioni su tutto il territorio. Erano 113 nel 1814, oggi sono 4650 più o meno. I numeri variano un po' perché ogni giorno istituiamo ahimè, ma soprattutto con l'esempio. Il Carabiniere offre ogni giorno, come tanti altri rappresentanti della funzione rappresentativa, offre una testimonianza concreta, visibile, che è fatta innanzitutto di solidarietà. E se manca questo senso della solidarietà, e quando il bisogno si fa acuto e sembrano lontane le risoluzioni, allora c'è bisogno di ancorarsi ai valori morali, quei valori morali che poi devono essere il sostegno per la coesione sociale, con di tutta la famiglia, lontani adesso. A lasciare in noi Carabinieri, come tanti nostri, può essere assolto soltanto se ciascuno di noi, che orgogliosamente porta questa libertà che fa di ogni appartenente all'istituzione un servitore. Se non si interpreta in questo modo la nostra funzione, ahimè, si finisce anche noi per cadere in quell'errore, oggi tanto frequente, per rispettare tanto più se stessi e tanto meno gli altri. Il Carabiniere è consapevole di tutto questo. Vi parlavo dell'aggressivo, era dei primi anni 80 che non si vedeva un attacco alla tradizione, e proprio nelle terre campane. E dicevo non soltanto nella cattura, nell'accorrere immediatamente, ogni volta che il cittadino nel 2014, più che festa per noi Carabinieri, e vi ringrazio per essere qui con noi in questo momento di riflessione, sia anche Papa Francesco, mirabile autorevole, almeno il 32esimo per raccogliere una riflessione che ci deve sollecitare, e questo faranno i nomi di Claudio Pezzulli e Fortunato per indicare a tutti una delle vie, la via dell'eroismo. La via dell'eroismo.
della Cineteca. Ora le vedove dei decorati, signora Maria Gaetana Pezzuto e Angela Arena, accompagnate. Investito fulminea azione di fuoco da parte di malvivente nascosto nel palo, benché ferito ad un braccio e impossibile fare uso dell'arma, incurante del grave rischio personale, si esponeva con mirabile generosità, risciarsi al suolo, colpito a morte, si adoperava per allontanare gli astanti e sottrarli al contemporaneo altro codice. I malviventi, identificati in due colosi latitanti affiliati a spietata associazione criminale, venivano poi catturati e condannati all'ergastolo. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso, spinti fino al supremo sacrificio. Fagliano. Carabiniere Fortunato Arena, durante il controllo di una vettura in pieno centro abitato. Si procede ora in posizione.
Si ringraziano le autorità ed i gentili ospiti intervenuti che sono invitati all'infresco. Che vede ancora una volta che eri vicino alla cittadinanza e nel ricordo del 22 anniversario del sacrificio di questi eroi carabinieri Arena, un modo solenne per ricordarli, una testimonianza attuale, presente, un sacrificio lasciato come esempio a tutti i cittadini e ai ragazzi che anche oggi erano presenti vicino all'arma. È importante avvalorarla anche dalla presenza del generale. Sicuramente, il comandante generale ha dato solennità, assoluto significato a questa presenza importante per tutti. Una ricorrenza per testimoniare l'impegno delle forze dell'ordine momento dove la criminalità in quello. Sempre vicini alle esigenze della cittadinanza nella prevenzione, nella repressione.